Sì, le attività didattiche per noi sono una tradizione che si rinnova e si rafforza ogni anno con migliaia di ragazzi partecipanti e di insegnanti. L'anno scorso abbiamo avuto 14.000 ragazzi, 1.500 insegnanti, gli incontri sono stati quasi 20.000, le occasioni di incontro. Facciamo attività sul tema del consumo responsabile, degli sani stili di vita, del rispetto dell'ambiente, del rispetto e del rapporto con gli altri. Sono attività che si fanno a supporto della didattica in forma totalmente gratuita e che andiamo sviluppando in due direzioni. Una è la creazione di un sito www.sapierecoop.it attraverso il quale diamo un ulteriore supporto a queste attività o un'alternativa per quegli insegnanti, quelle scuole che non possono partecipare direttamente ai nostri incontri, dove animatori e animatrici specializzate realizzano delle piccole pièce teatrali alle quali poi segue un'attività interattiva con i ragazzi. L'altra novità è quella a cui accennava lei poco fa ed è l'attività del campetto delle 3A, alimentazione, attività e abitudini, poi là magari si può anche piegare al termine ambiente, a quei termini che rappresentano un pochino i valori che si vogliono e le conoscenze che si vogliono trasmettere. E con questa attività noi daremo un'occasione in più per i ragazzi a Sestri Ponente, presso il Centro Educazione dei Consumi che sorge al piano superiore del nostro Superstore, per svolgere delle attività di carattere educativo, ma anche delle attività di supporto alla famiglia. Ci saranno possibilità, opportunità di consultazione di esperti nell'ambito di questa nostra struttura, su appuntamento. E per tutte queste attività, se sono richieste da scuole o da gruppi volontari, si opera in maniera totalmente gratuita. Se invece verranno richieste dai singoli, si chiederà un piccolo contributo di 2 euro, che saranno però tutti devoluti ad attività educative di associazioni di volontariato che operano sul territorio.